Dai, io ti voglio vedere bene ora. Il telefono. Guarda, che scemo, guarda. Però Ma se si mi può? fa ridere, se mi fa ridere è scorretta questa cosa. Non è scorretto, sei tu che non sei normale. Solo qualche ora e siamo tornati su questi schermi. Ho lavato le lenzuola Lidl nuove che abbiamo comprato, queste qua, ma non so il perché, con tutto che ho fatto la centrifuga, come faccio con le altre lenzuola? E stessa, cioè stesi subito, sono tutti spiegazzati così, vedi? Sarà il tessuto questo qua. Boh, comunque, pazienza, ce ne faremo una ragione. Non sarà un tessuto spiegazzato a rovinarci la vita. Nel frattempo legatemi i capelli, domani andremo a spuntarli. Me li spunterà la mamma, che era parrucchiera molti anni fa, ed è la mia parrucchiera, finché se la sentirà di muovere le sue manine sui miei capelli, nonostante abbia un po' di dolore. Ho appena scoperto, ascoltando un video su Instagram, la seguo molto, oltre che su YouTube, di Camilla Guarra, Guarraccino, la trovate su YouTube, Camilla Guarraccino, che praticamente io da piccola avevo dei boccoli stupendi perché utilizzavo, e ancora non si sapeva perché, il metodo, il curly girl method, così si chiama il metodo delle ragazze ricce, è nato un paio di anni fa. Io sono nata nell'88, quindi molti anni fa, utilizzavo il Johnson, che è uno shampoo consigliato, e avevo dei capelli bellissimi. Ora mi ricordo perché mio padre lo utilizzava pure. Poi abbiamo cambiato, non so perché, forse per la forfora, perché non per la forfora, perché nei momenti di stress cambio stagione mi viene un po' di forfora. Comunque, sto un attimo prendendo, cioè devo prendere consapevolezza di che prodotti andare a utilizzare per iniziare questo cambiamento, per dare un po' più, vedremo mano a mano. Comunque, ho preso il telefono perché stasera, oggi, oltre a mangiare velocissimamente, perché sto morendo di sonno, un panino col prosciutto. Ti ho fatto vedere oggi che con tre fettine di salmone ho fatto questo salmone qui, che ho messo a marinare tutto il pomeriggio, ed è fatto semplicemente con olio e prezzemolo. Semplice, semplice. Ed è un antipasto che mangiavo molti anni fa in un negozio, in un ristorante quando andavamo con i miei genitori. Buonissimo, che faceva un pesce buonissimo, e c'era questo antipasto qua. E quindi me lo sono fatto così e mangio stasera. Ho preso il pane fresco, ma soprattutto ho preso il telefono per dirti che, come l'altra volta ho detto, ho messo la foto su Instagram. Cioè, Daniele mi prende in giro perché gesticolo. Ho messo la foto su Instagram che praticamente. Aspetta, mi fa un male, cioè, non sto capendo niente stasera. E i capelli ti escono belli quando non è un evento. Quando ti escono i capelli per andare a un evento, ma tu l'evento non ce l'hai e te ne rendi conto. Ecco, la stessa cosa vale con il trucco. Questo trucco oggi mi è uscito veramente bene. E io ho solamente lavorato con la mascherina. A che cacchio? Non sono andata neanche in nessun posto. Perché il trucco me lo diceva, io stasera sarei dovuto uscire. È che non mi sento proprio bene, perché ho troppo dolore alla cervicale. Che sarei uscita anche stasera, indovinare. Fossi, sarei uscita. Io non aspetta, che cosa volevi dire? Se fossi Se fossi uscita. uscita. Non sarei, se fossi uscita. Daniella mi avrebbe detto: hai un trucco troppo bello. Ah, sei proprio modesto tu, proprio. Ma no, il trucco, non sono modesta io, è il trucco che è buono, perché questa tinta labbra è fantastica. E il colore è bellissimo, finalmente ho trovato il mio colore. Ora sicuramente cacciano al commercio, sicuro, 100% è così. Comunque, dopo tantissimi anni, e parlo tantissimi anni, parlo di botte di 10 anni, forse di meno, mi sono legati i capelli così oggi, a metà. Come quando eravamo bambini e ci facevamo la fontanella. Infatti erano anni che non ti facevi i capelli. Sì, li ho legati perché non li Ti sopportavo. stanno bene, volevi. Se mi guardi. Adesso sembra una pazza. No, allora, vista da dietro, tutto rosso, sbarco, sembri un po' con Lucia dei Professori Sposi. Oh, Però sono ti stanno comodi bene. perché dopo stavo sistemando lo studio, mi sono messa la musica mentre, perché è finita la settimana, quindi ho dato una sistemata generale. E quindi mi davano fastidio perché mi toccavano davanti. Però non volevo fare la coda, perché comunque mi seccava farmi coda alta. Già la faccio la sera, già la cervicale, addio. E quindi mi sono legati a metà, così quelli, sollevati a metà, così quelli davanti non mi andavano troppo davanti mentre lavoravo. Qui Comunque, non vengo alla fine è altro. uscita una bella cucciatura, guarda che carina.
Sembra la fontanella di quando eravamo piccole. Ti ricordi tu quando le tue amichette gli facevano la fontanella? Tu non avevi amichette, vero? Avevi solo amici maschi? Ah, comunque, sembrano le Spice Girl. Non ne avevo una, però giocava a pallone con noi, quindi tanto amichetta non era. Vuol Era un dire, sempre maschiaccio, femminile era. non gli facevano sicuramente la Io pure fontanella. giocavo a pallone quando ero piccola. Cioè, io un culo così a tutti. Io? No, Ah, dai. vabbè. Io pure giocavo, ero brava che importa. E poi vediamo. Ora non più. Ti metto alla prova. Andiamo Noi andiamo a mangiare. E io sto perdendo la voce con tutto il a Bentham. mangiare. Va bene, Ugo. Sei nell'angolino, non ti si vede. Vieni per Perché qua. a me piace lavorare nell'ombra. Nell'ombra. Va bene, noi andiamo a mangiare. E domani andrò a tagliare forse questi capelli. Domani prima devo fare la spesa per il mondo intero. E i capelli? Come No, i ciuffi, il... mai? È perché guarda, sono... E me quando me li tagli? Quando vuoi. Domani? Va bene. Domani ci vediamo i capelli. Nessuno lo vuole. Ci vediamo tra qualche istante. Poi, dopo, forse, non Giorno. sappiamo. Sappiamo. Vedremo. Ciao. Alla fine di me sto tagliando a mano. Cioè, guarda, tipo questo è il cetriolo, provate a prendere il cetriolo perché è più grande, esce un pochettino, però a un certo punto devi spingere perché è troppo grande e quindi mai riesce così di buono. Ernestino, Ernestino, io solito... Dai, dai. Ah, guarda che lungo, Di solito Ernestino non fallisce mai perché le cose che compriamo di Ernesto, tutti gli attrezzi e le cose sono buone. Guarda che lungo! Dani, Dani! E No. come li mangio con la forchetta? Certo. Ma si spezzano. Cetriolo rende. Guarda che carino. La carota no. A meno che non ci vogliono carote grosse. Ah, sicuramente. Io continuo a girare, ma ora incomincia a volare. Come faccio? Ci metto, mi fanno Però tutta la rocchetta. a me ci volava prima. Tipo, rimane tutto il centro. La parte più buona. Non ho pazienza. Bene. Ernestino, io ero convinta che tu fossi il mio attrezzo del cuore, in realtà no. Cereale è buono, però. No, però devo capire. Devo capire. Ma no, a un certo punto non si può fare perché mi scivolano le mani. Ti sei grattato. Esperimenti in corso. Allora, abbiamo provato questi attrezzi del Lidl che mi ha regalato, un attrezzo del Lidl che mi ha regalato mio padre. Sono tre lame differenti, ok? Tre tempera verdure e tre Erano patate. tre Erano, temperature. ora ne sono rimasti due, siamo rimasti in due. Dunque, queste sono quelle più fine. Volevo fare la julienne, allora l'ho fatto un poco, ok? Ma poi a un certo punto non tempera più. Cioè, cetriolo si spappola. E la carota. Dai, l'unghia. Aia. Contenta Vedi, quando di arrivi qua, questo fai le perché dita. Dammi una forchetta. Dammi la matita, la una forchetta. carota temperata era difficile da Dammi una tagliare. forchetta. Dammi una forchetta che mi forchettare bene. No, sono infine. Svegliato. Oh. Sì, infilzo e giro. Guarda. Ma oggi spappola tutto il cetriolo dentro, però, scusa. Ma è una di me, però non lo Dovevo uscire un'insalata di cetriolo e carote. È uscita più o meno. Però dai, diciamocelo, un po' di stile ce l'ha. Mi sono macinato un dito. Ce l'abbiamo fatta. Come non rinunciare alle cose che piacciono? Questa è la teglia per il marito. Questo sarà il mio gâteau con aglio, prezzemolo e olive che io adoro.
e mi faccio una piccola taglietta. Queste le ho prese al Lidl, sono questa volta Ernesto non ha fallito. Fantastiche, per chi vuole farsi delle monoporzioni, ecco, io faccio sempre cose separate perché io amo l'aglio e il prezzemolo, mio marito no. E quindi adesso vado a farmi il mio amato gâteau. Qui, solito trucchetto per il gâteau. Acqua, già un po' sporco il bicchiere perché già utilizzato. La mia spatolina di silicone la immergo qui, così il composto non si attaccherà e non lo impanerò prima del tempo, diciamo, ecco. Quindi prendo questa, dopo che la bagno, e prendo il composto. Metto il composto. Mi sento molto art attack. Mettiamo il composto, vedi che inizia ad attaccarsi? Perfetto, io faccio così adesso. Bagno. Questa cosa l'ho detta già un milione di anni fa, ma lo ripeto perché c'è qualcuno che potrebbe essere nuovo. Bagno un pochettino e vado a lavorare e non si attacca niente. Questo devo fare subito perché immediatamente poi ricomincia ad attaccarsi. Quindi continuerò a fare così. Ad esempio, qui mi devo tirare questa pasta. Prendo e ho bagnato e tiro tranquillamente. Certo, se non mi tiro la teglia, ma riprendendo con la mano, perché i cavalletti li hanno inventati per tenerli come soprammobili. Ok, molto semplice, non se ne viene l'impasto. Fai attenzione quando stai per finire a buttare tutta l'acqua, altrimenti la ricetta non verrà buona sicuramente. E niente, stamattina la lavatrice dell'allegria stendiamo. In realtà ho chiesto a mia madre di aiutarmi a spuntarli da sola, in modo che se lei poi avrà dolore alle mani, come purtroppo spesso magari subentra, ancora ce la fa, poi non riuscirà, posso gestirmi da sola perché io mi fido solo di lei. Da quando sono nata mi taglia lei i capelli perché, ribadisco, era parrucchiera, quindi adesso cercherò di farli da sola. Gli ho chiesto di fare così. Vedremo cosa ne verrà fuori. Sono lunghissimi questi cavalli, bellissimi. Li ho bagnati perché poi li laverò per bene a casa. Non metterò anche la maschera. Domani non so se andrò a fare la passeggiata al mare, quindi è inutile che li lavo oggi. Si fanno schifosi. E adesso vediamo come fare self-service. Ora di qua. Certo. Che faccio? Le punte. Queste qua? Sotto. Ma Sotto. girano? Meglio che ti giri, sì. Come facevo con il ceffo una volta. Sì, Ok. vai sotto però. Sì, va bene, Vedi l'obliquo? no. Così, ecco, in obbligo, sì. Ok. Li giro. Solo nelle punte fai ora. Le punte Così? proprio. Questo? Sì, così. Vai. Vai. E io guarda come Che sono, faccio? Li sciolgo? guarda. Sciogli. Basta, voglio con tutti i buoni. Voilà! Per la serie, il capello esce bene quando non devi andare in nessun posto. Guarda questo ciuffo che meraviglioso! Questo ciuffo è uscito giocando perché ho fatto vedere a mia madre la tecnica che sto usando e mi ha guardato così scioccata per fargli vedere come venivano. Ho messo un po' di crema, il capello non è lavato perché l'ho solo bagnato con acqua per poterlo un po' spuntare nelle punte. Ho messo un po' di crema per fargli vedere questa tecnica che sto usando. Cioè, guarda che bocco! Non devo andare nel suo posto, è troppo diluverà. Comunque, i capelli non li ho lavati, semplicemente perché è sempre questa famosa anta che è sempre aperta, perché io chiudo velocemente e la lascio socchiusa. Comunque, mi viene nel cervello a me mentre riprendo. Non li ho lavati perché devo andare al mare. Sì, perché hanno portato una domenica estiva. E quindi che fai? Ti stai a casa? Ma che cosa? Ultima, ancora ci continuiamo a abbronzare perché il nero snellisce. Anche sulla pelle. Che cosa, ci illudiamo? No, a parte gli scherzi, perché il mare mi fa bene. Proprio mi sento che torno rigenerata e quindi vado e mi rilasso. E quindi perché lavare i capelli che si ridurranno a schifezza? Anche perché se il mare è bello io mi ci tuffo con tutti i capelli là dentro. E li ho bagnati solamente e quindi poi non ho messo nient'altro. Solo con l'acqua sono fatti. Non ho fatto niente, li ho asciugati all'aria, ho fatto una coda. E mentre guardavo questo, ero estasiata dal mio ciuffo uscito. Quando tu quelle cose le fai, mi verrebbe a dire una cosa che è un po' volgaruccia, quindi io la dirò alla cavolo di cane. Sì,
si dice anche in un altro modo, comunque, ad mutsum, ok, ti escono sempre bene, fantastico. È come quelle ricette che tu non sai neanche gli ingredienti che stai mescolando e poi ti esce qualcosa di fantastico, non ti appunti le dosi, non ti ricorderai mai come rifarla, uguale, stessa cosa. Comunque, mentre osservavo questo ciuffo fantastico, questa forma molto tondeggiante, mi dicevo, sai che farò, dato che sto veramente mi sto appassionando a questa cosa, per non tediare coloro che non hanno i capelli ricci e che sinceramente in un vlog magari si seccano pure vedere e sperimentare prodotti e cose, farò una serie di video, questa è la mia idea, poi non so voi cosa ne pensate, scrivetemi sotto, una serie di video dove metterò tutte le curiosità, tutti i prodotti che conosco nuovi, tutte le cose che provo, anche le tecniche che provo, che vengo a conoscere, gli strumenti che vengo a conoscere, perché è già qualcosa che devo andare a comprare di nuovo, da utilizzare. Anche questo fatto del sollevamento radici, volevo fare un video apposito perché davvero mi è piaciuto tantissimo l'effetto che ho avuto la prima volta. E questa volta, prossimamente, appena avrò un po' di tempo, lo farò su tutti i capelli, anche qui. Quindi una volta sperimentato, magari condividerlo fa bene, giusto perché per dare spunto ad altri. Ecco. Detto questo, pensavo di fare questa rubrica, pensavo al nome. Ora io sono la donna che si inventa i nomi, aspetta che mi siedo. La donna che si inventa i nomi, ok? Cioè, nel senso, io quando il caffè è annacquato, io non dico annacquato, mio marito mi prende in giro, se c'è Daniele già rideva. Già rideva, perché per i miei tempi da sposati non capiva che significasse, non è che me lo chiedeva. Io dico che è sprullavato, perché a casa mia si dice che il caffè è sprullavato, ma a casa mia, cioè nel senso non è dialetto nostro. Cioè, nella mia famiglia di origine, a casa di mia nonna, si diceva così, e per me è questo. Cioè, annacquato non rende per me come sprullavato, ok? Ma come altre cose, ad esempio, invece di dire il cibo magari quando è attaccato, ammassato, un paddato rende l'idea. Per i capelli ricci, per questa serie, io rido da sola per la follia che c'ho, ho pensato che il termine che darò alla serie è ricciolosità, perché ho unito il fatto dei ricci con il fatto della curiosità. E quindi, siccome comunque è tutto inerente al capello riccio e come lo sto cercando di curare e le prove che voglio fare, lo voglio chiamare ricciolosità. Quindi questa è un'anteprima che vi do. Se farò la serie, se riuscirò a fare questa serie, anche perché io sono una frana, non è che posso insegnare niente a nessuno, cioè io vi condivido quello che provo, ok? Però il titolo è ricciolosità. Cavolo, il bambino ha inventato pedaloso, io non posso inventare ricciolosità? Che poi ho fatto pure la ricerca, ho scritto ricciolosità traduci su Google, porta che non esiste come parola, o comunque lo riporta in due cose, ma non si è capito bene. Comunque, niente, giusto per condividere. Vabbè, ciao, vado ad editare il video perché se no non esce, anche perché ho sempre problemi di fuorisincro. No problem, prima o poi mi comprerò un programma serio, prima o poi, per ora mi arrangio con quello che ho. Che va bene così. Non si può montare un video alle 5 del pomeriggio e vedere tiramisù. No, non è fattibile. Quanta fame avere io. Qua c'è tutto il kit. Sì, io sono quella che si smonta le unghie mentre monta i video così, mentre aspetta il remover, che comunque non so che cosa è successo. Non so cosa, ma non me le sto cacciando lo smalto oggi. Ho tolto la parte superficiale. Questo l'ho fatto con la lima a un certo punto. L'ho lasciato agire 10, poi 15 minuti e non me l'ha tolto. Perché? Ho fatto 3 strati di colore e uno di sigillante. Perché mi piaceva vedere molto bello quel bianco marcato. Sarà questo? Non lo so. Ma se mi giro, vai che me li caccio con la lima, perché a un certo punto mi... Vedi qua. L'ho messo, qua ho strovinato un po', ma non è che posso scafazzarmi l'unghia. Cioè, e quindi sto lottando con cartine, cose del genere. Ho detto così, è brutto la cartina. E là c'è sempre la vaporella, io non so perché nei miei video c'è sempre la vaporella che fa tipo complemento d'arredo. No, è qua dentro ed è messa lì per ricordarmi che questa è l'unica stanza che ancora devo passare la vaporella. Ma la passerò stasera, che tanto non ci circoliamo qua dentro, può asciugarsi fino a domani mattina. Senti questo rumore? Pioggia, pioggia.
E io ancora sono a giromanica perché qua si sta bene di giorno, perché non fa freddo. E ho le decorazioni autunnali che mi aspettano. Ogni volta che entro nel bagno, nel suo palco, le vedo e mi dicono: è tempo, è tempo. Non è tempo, perché fin quando io non sentirò un minimo di freschetto anche di giorno, io non posso mettere decorazioni autunnali. Per me è ancora estate. E comunque ancora estate. Perché mettete le decorazioni autunnali ora? È estate, ragazzi. Cioè io domani vado e mi faccio il bagno. No. Arriverò per ultima, non mi interessa, tanto siamo sempre fuori dagli schemi in questo canale. E niente, sto attendendo, sto facendo la prova, ho fatto ora 15 minuti, ma si può. Vedi, ho anche tolto il sigillante, perché mi fa così ora? Vuoi vedere il mio pentire di averlo comprato? Ma l'altra volta me l'ha tolto. Non lo so, comunque l'adesivo, il binder funziona bene, perché non si stacca manco se lo spari. Non so quanto vedete, però c'è una tempesta di fulmini. Mamma mia, sembra quello, gli scenari dei film. È assurdo. Ma tu ci pensi a fotografarlo? C'è un obiettivo di Ah, no, ci va a essere anche su quella casa.